Per noi oggi è il primo paziente che trattiamo. Speriamo la prossima settimana, da martedì in poi, di poterne trattare molti di più e potremmo fare un primo bilancio sicuramente dopo 7-10 giorni. L'ozonoterapia da oggi è utilizzata al Covid Hospital di Atri. Si tratta di una terapia sperimentale, non invasiva perché consiste nell'iniezione di solo ossigeno, che oltre ad avere proprietà antinfiammatorie è anche un antivirale. Ed è per questo che da oggi anche in Abruzzo è impiegato nella lotta al coronavirus. Si tratta fondamentalmente di un arricchimento di ossigeno del sangue, cioè noi abbiamo iniziato questa nuova terapia oggi su autorizzazione del Comitato Etico Regionale, dopo aver sentito altre esperienze in Italia, poche veramente, che si basano su un razionale scientifico, diciamo così, per quanto possa funzionare l'ozonoterapia sulla infezione da coronavirus. Diciamo che l'ozono può essere efficace sia direttamente, quindi distruggendo la parete del virus presente nel torrente circolatorio, sia diciamo, producendo dei metaboliti intracellulari, insomma, che impediscono la replicazione del virus intracellulare. E ovviamente trattasi anche per quanto riguarda questa cosa, anche l'ozono, trattasi di una terapia sperimentale. Questa tecnica è già utilizzata nel nord Italia con risultati eclatanti. Quello di Atri è il primo ospedale in Abruzzo ad eseguire questa terapia, il secondo del centro-sud. E l'equipe del San Salvatore si avvale della consulenza di un neurochirurgo pioniere in Italia di questa terapia. Che ad Udine sono stati trattati 36 pazienti con degli ottimi risultati, perché su 36 pazienti uno solo è stato poi sottoposto a intubazione, quindi sicuramente l'effetto antinfiammatorio c'è stato. Certo, per poter dire che l'ozonoterapia possa essere significativa come terapia contro il Covid-19, ci vorranno dei numeri ben più alti, ben più elevati, però insomma, se mai si inizia, mai si faranno.